È tempo di zucca e oggi la facciamo insieme. Come? Con ricotta fresca. Ma ricotta fresca significa questo, guardate, guardate come si muove. Quando si muove così perché è proprio ancora bella, morbida, guardate, soffice. Buona, di pecora, cipolla, salvia e rosmarino, un pochino di burro e dell'olio buono, buono, buono. Quindi iniziamo, c'era pure uno spicchietto d'aglio, eccolo qua, lo spicchietto d'aglio. Quindi iniziamo subito, con che cosa? Facciamo subito insaporire, facciamo un bel fondo, perché la zucca, con tutto rispetto, è buona, ma non è così saporita, no? Poi ci sono alcune zucche che sono veramente buone. Questa è la zucca che ho comprato oggi. Che cosa ci farò con questa zucca e con questi ingredienti? Una bella crema di zucca. Buona, buona, buona. Semplice, senza pasta. Allora, togliamo il dentro. Mario, questa qua ti piace pure a te, non ti preoccupare. Ecco qui. Quindi leviamo l'interno, poi zacchere, prendiamo coltello, sprechiamo il meno possibile, mi cerco sempre di appoggiare, vedete? Mi appoggio così non dondola troppo la zucca e andiamo così, facile, facile, facile. Una volta pulita, tagliamola piccola, perché più piccola è e prima si cuoce sta benedetta zucca, così. Ok, questa è la grandezza. Ci serve la cipolla per il fondo, ma non solo la cipolla. Eccola qua, basta, vai. Buona, così. E incominciamo a farla stufare un pochino. Vado con la potenza media dell'induzione. Poi, aglio, metto, che sta benissimo, la salvia, metto tutta quanta una cimetta, così è più facile anche toglierla, e il rosmarino. Poi la zucca ha anche il burro, quindi mettiamo anche un po' di burro, così, bello, così. Metto pochissima acqua, poca, ecco qua, così. Così andiamo piano piano a stufarla lentamente. Eccola qua. A questo punto aggiungiamo la zucca, vedete? Piano piano si è ammorbidito un pochino. Vai Mariù, che oggi si mangia a zucchetta, buona. Vai, giriamo, mescoliamo un pochino, vedi se è abbastanza ammorbidita la cipolla. L'aglio lo togliamo, eccolo qua, e aggiungiamo la zucca. Mescoliamo, la facciamo bene, ecco così. Così, bella insaporire, con tutto questo. Mamma mia che bontà. Adesso, acqua. Quasi a coprire, ma non del tutto, perché sennò diventa troppo una brodaglia, deve essere bella densa, quindi dobbiamo mettere l'acqua giusta, eccola qui, questa è perfetta. Io vado subito con un po' di sale durante la cottura, ecco così, basta. Quanto tempo? La zucca si deve disfare, deve essere morbida, così poi andiamo con un colpetto di frullatore e la crema è pronta. Mi raccomando, non lasciate le cose così, ogni tanto mescolate, coccolate, accarezzate, hanno bisogno d'amore, vedete poi quanto saranno buone, è vero Mario? Bravo! Controlliamo, guardate, ancora non è pronta, la forchetta si infila però non è ancora lessa come una patata, cotta, hai presa la patata bollita, deve essere così, con la consistenza lì, mi raccomando. Aspettiamo un altro pochino, 5 minuti e pronto. Guardate, guardate che meraviglia, già si vede che è buona, ecco qua, guardate, ecco qua, perfetto, già si vede che è buona. Allora quindi, fuoco spento, levo la salvia, che ormai ha fatto il suo lavoro, levo il rosmarino, che ormai ha fatto anche lui il suo lavoro, poi andiamo così direttamente, ma guardate, poi dipende dai vostri gusti, guardate, così, se avete fina fina è un attimo, vedete, così. Poi, guardate che cosa faccio, metto un po' di burro così. Così col burro abbiamo emulsionato la crema di zucca. Adesso abbiamo fatto una grattata di pepe, che ci sta bene nero, va così, mescolatina. Poi, vai così, una cosetta da sera, capito? Una cosetta leggera. Ecco, oggi che è domenica sera, con sta barba lunga, ci mettiamo qua con una cosetta calda, anche se sto freddo non fa. Adesso, metto qui,
Allora, senza che faccio mescolo, ricotta, la monto, perché guardate com'è. È una panna, così. Due erbettine in questa maniera, salvia, un rametto di rosmarino, ecco qua, così, un goccio d'olio. E questo è un piatto semplice da fare in questo periodo. Poi, adesso assaggio, che è ricotta. Eccola, mo arriva. Caro giudice di Casa Maiola, adesso dobbiamo assaggiare, ok? Ti faccio un cucchiaino con la da gourmet, eh? Quindi un pezzettino di ricotta, quella di pecora. Oh, sì, buona, già stai a fa, già stai. Vai, pronto. Che dici? Sono un po' assaggiare. Tanto qua mangiamo solo io e te. Allora, un altro pochetto, vediamo un po' se arriva. Allora, e il giudice è convinto. Allora, semplice, qua proprio due spicci ci vogliono di stagione, quindi adesso arriva l'epoca delle ricette alla zucca. Un saluto da Casa Maiola di domenica pomeriggio, eccoci qua. Io e il grande Mariuccio. Tutto a posto, Mariu? Un altro pochetto? Un attimo, mangia. Mamma mia.